Si riparla di Orvieto e della sua rupe. La grande frana che si è staccata dal fianco della rupe, la vediamo a sinistra del Duomo in basso, non accenna a fermarsi e può diventare un serio pericolo per la stabilità stessa del Duomo, che si erge in tutta la sua maestosa bellezza a poche centinaia di metri. La rupe è ammalata, è come un grande molare cariato, si incrina, si spacca, interi liscioni precipitano a valle. La situazione si fa drammatica ogni giorno di più. Occorre intervenire subito, prima che sia troppo tardi, si è detto nel corso di una tavola rotonda alla quale hanno partecipato uomini politici, tecnici, studiosi. Che cosa si può fare? Signor Sindaco, tutti parlano di questa famosa frana di Orvieto, che minaccia Orvieto, ma la situazione è proprio veramente tragica? Beh, la situazione è grave. Non siamo di fronte ad una catastrofe imminente, però se lasciamo passare il tempo, di catastrofe si potrebbe parlare. Beh, qualcosa bisognerà pur fare allora. Ma io credo che non si debba solo fare qualcosa, si debba fare tutto quello che occorre. Perché sopra questa rupe vi sono dei tesori dell'arte e della storia che devono essere salvati. E ci sono anche gli interessi del paese. E poi c'è l'interesse della vita dei cittadini anche che vivono sopra la rupe. Ecco, ma certo noi come comune non abbiamo né la competenza né i mezzi per intervenire. La regione ha la competenza ma non mezzi. E allora chi deve intervenire? A noi diciamo che debba intervenire lo Stato. A Orvieto non c'è da salvare solo le opere d'arte, che sono opere d'arte immortali e della cui importanza credo non ci sia bisogno di sottolinearla, ma c'è tutto l'aspetto della città che è importantissimo. Insomma, Orvieto non è una cattedrale nel deserto, che a un certo momento si salva quella e il resto così è semplicemente un tessuto connettivo. La sua posizione così eccelsa, in questa rupe che si innalza come un bastimento in mezzo alla terra, è una cosa importantissima che deve essere salvata a ogni costo. E questo su cui bisogna sottolineare è questo di cui tutti devono essere convinti. Lei ha in mente qualcosa? Io non ho in mente nulla, perché non sta a me di avere delle idee tecniche, io non sono un tecnico in questo senso. Quello che soprattutto so è quello che non si deve fare, ossia per esempio pensare a una specie di grande baluardo di cemento che nasconda questa roccia fulva e bellissima. Ci deve essere qualche sistema per consolidarla senza snaturarla. Ora Orvieto attende in un attonito silenzio pieno di speranza che qualcuno si muova, ovviamente prima che sia troppo tardi.